del nostro paese e su questo noi continueremo a condurre una battaglia politica coerente contro questo intervento a difesa di Silvio Berlusconi. E però nel momento stesso nel quale si conduce questa battaglia, mai questa battaglia deve entrare in contraddizione con gli interessi della grande maggioranza dei cittadini, con i nodi dell'economia e della società, con la questione della governabilità. È per questo che noi non abbiamo condiviso una dichiarazione di crisi di governo e fortunatamente questa nostra battaglia ha ottenuto il risultato che anche coloro che hanno determinato questa situazione sono stati impegnati dal loro senso di responsabilità a venir meno rispetto a quella rottura e oggi sia al Senato che alla Camera a manifestare il loro consenso nei confronti del governo. Certo, sono corse parole dure, le parole, voglio dire, sono dure come pietre, specie quando si evoca la dimensione in politica del tradimento. Oggi su un giornale del nostro paese c'è scritto Alfano tradisce, forse domani quello stesso giornale dovrà farsi l'autocritica, perché Alfano ha rappresentato per tutti una linea politica che è risultata vincente rispetto alle contraddizioni che si erano venute a determinare. E aggiungo anche un'altra cosa, che nel momento nel quale noi ribadiamo la nostra battaglia contro l'uso politico della giustizia, manifestiamo il nostro profondo dissenso da una linea alla Giunta delle elezioni che non ha avuto l'intelligenza di rinviare alla Corte Costituzionale il quesito che veniva posto sul filo del più rigoroso rispetto dello Stato di diritto. Diciamo anche che quello che è avvenuto nel corso di questi giorni è stato qualcosa di profondo e di significativo su ogni piano e su ogni terreno. Vedete, esistono oramai nella personalizzazione dello scontro politico nel nostro paese anche dei nomi che rappresentano anche un'ipotesi politica. Ecco, concludo, Presidente, dicendo che il nome di Angelino Alfano rappresenta per molti di noi il tentativo, l'azione per costruire un centrodestra del futuro, un centrodestra che si misura con i grandi partiti del centrodestra dell'Europa e che vede come modello terminale di questo, augurandoci che un'analoga evoluzione avvenga anche a sinistra, cosa che finora non è avvenuta, ma avendo come evoluzione di questo, come sbocco di un modello politico, quello del grande confronto che c'è stato giorni fa tra una grande Democrazia Cristiana tedesca e un grande partito socialdemocratico tedesco. Concluda. Ecco, un modello di questo tipo è il modello di coloro che di noi che si riconoscono in Angelino Alfano e nel monito decisivo che gli ha dato ieri quando ha affermato che noi tutti avremmo votato a favore di questo governo. Grazie.